Haiti, un paese ostaggio delle bande armate. Controllano ogni traffico illecito, violentano le donne e sequestrano le persone a scopo estorsivo. È dall'uccisione del presidente Jovenel Moïse, avvenuta il 7 luglio 2021, che le gang hanno preso il sopravvento nel paese caraibico. Adesso hanno cambiato tattica e sono meno rumorose, ha scritto nell'ultima newsletter la missionaria italiana Maddalena Boschetti, ad Haiti da oltre 20 anni. I banditi fermano i veicoli ostentando armi da guerra, senza che nessuno lo impedisca, si legge ancora nella newsletter. Gli autisti di mezzi usati come trasporto pubblico consegnano i soldi richiesti, come se fossero vere e proprie tariffe, e sono i passeggeri a pagare. Maddalena, missionaria Fidei Donum originaria di Genova, ha riferito che i banditi sono ovunque, allo scoperto, spavaldi, arroganti, sicuri. Le armi sono portate con l'abitudine di chi porta una borsa, un ombrello, sempre rinnovate, sempre cariche di munizioni. Giovedì 23 maggio, vittime di un agguato anche 3 missionari evangelici, la coppia americana Natalie Baker e David Lloyd e l'haitiano Jude Montis. Le gang hanno depredato tutto, vandalizzato, picchiato, ucciso e bruciato i corpi, ha denunciato Maddalena. Dagli Stati Uniti oggi è arrivata la dichiarazione del presidente del Kenya, William Ruto, secondo la quale la forza multinazionale di sostegno alla sicurezza di Haiti a guida keniana non sarà dispiegata prima delle prossime 3 settimane. La missionaria italiana è preoccupata. Qui è facile passare dal rifiuto del militare straniero all'odio verso lo straniero.